Siamo a Castelverde, sesto municipio, uno di quei tanti quartieri che sono praticamente al di fuori del raccordo anulare, dove vivono però oggi, fuori dal raccordo anulare, circa 800.000 romani. Siamo venuti qui con Nicola Franco, candidato alla presidenza di questo municipio, nel municipio di Roma che ha il reddito pro capite più basso della capitale, dove il disagio è in assoluto più forte che in qualsiasi altro municipio di questa città, e siamo venuti qui a fare una iniziativa sul tema della riforma delle stime catastali, degli estimi catastali inserita nella delega fiscale del governo Draghi. Cioè siamo venuti in un quartiere nel quale il disagio è molto ampio già, a denunciare che con la revisione delle stime catastali saranno soprattutto queste persone già affiaccate dal Covid, già affiaccate dalla crisi economica, già private dei servizi essenziali, a vedere aumentate le tasse legate alle loro case, perché non si può mentire. La revisione delle stime catastali, l'aumento della previsione del valore delle case comporta in automatico l'aumento della IMU sulla seconda casa, della tassa di registro, della tassa di successione e di una serie di imposte che graveranno soprattutto su questi cittadini. E aggiungiamo che ovviamente vedere rivalutato il valore delle proprie case significa anche vedere modificati i parametri ISEE, cioè i parametri con i quali si calcola l'accesso ai servizi sociali, per cui in territori come questi, dove già la povertà dilaga, dove già i servizi non ci sono, persone che magari hanno una graduatoria più alta per l'accesso all'asilo nido piuttosto che agli altri servizi sociali, senza fare assolutamente niente per la rivalutazione della casa, si troveranno fuori da quei servizi. Una follia che Fratelli d'Italia non intende consentire. Su questo non si deve mentire. E siamo qui anche per parlare del tema di Roma e di tutto quello che si può fare per migliorare il problema dell'emergenza abitativa. Perché bisogna ricordare che, ad esempio, secondo i principi dell'attuale amministrazione capitolina, per l'accesso alle case popolari un nomade in uscita dal campo Rom ha un punteggio più alto di un disabile. Ed è un'altra cosa che va cancellata come primo atto della giunta Michetti, dal mio punto di vista. E vogliamo anche introdurre un principio che i sindaci di Fratelli d'Italia stanno già introducendo in altre città, e cioè quello per il quale chi risiede da almeno 5 anni a Roma nell'accesso alle case popolari ha un punteggio superiore di quello di chi è appena arrivato. Perché abbiamo visto troppe volte romani che aspettavano da anni di accedere a una casa popolare scavalcati da immigrati che erano appena arrivati, e anche questo non si può fare più. Siamo venuti qui in questo quartiere dimenticato, in questo quartiere in grande difficoltà, uno dei tanti ma sicuramente uno dei maggiori, a rivendicare quali sono le cose che, se aiutiamo Enrico Michetti ad arrivare al Campidoglio il 17 e 18 ottobre, possono cambiare.